2023. Noi siamo già pronti. L'anno che sta terminando è stato un anno difficile. La guerra in Ucraina, l'inflazione a due cifre, il caro bollette hanno creato difficoltà a moltissime persone. Lo SNADAPI, a partire dal prossimo congresso, avvierà una serie di iniziative rivolte ai disoccupati, pensionati, agricoltori e invalidi, affinché la loro vita sia una vita più dignitosa. E contestualmente avvieremo delle azioni politiche nei confronti della regione, del governo, del comune, affinché la voce dei più deboli venga ascoltata. Colgo l'occasione per augurare a tutti i cittadini un buon Natale e un felice anno nuovo.